Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 24 settembre. E devo dirvi la verità che è incredibile perché a parte i giornali di centrodestra, oggi quello che è successo nella Corte d'Assise d'Appello di Palermo per molti giornali vale meno della leccata di piedi che il presidente del Consiglio Mario Draghi si è preso dalla Confindustria. Perché, ragazzi, quello che è successo ieri nella cosiddetta trattativa Stato-mafia è la pietra tombale nei confronti di un certo tipo di giustizia e di un certo tipo di procure che vanno avanti a teoremi. Quindi, siccome io immagino che molti di voi questa roba non la conoscano bene o che l'abbiano sentita ma non così bene, io vi voglio fare, me lo sono fatto qua, un piccolo riassunto tratto dai giornali, ma in realtà anche tratto dalla mia esperienza su questa trattativa Stato-mafia. Intanto saluto intanto i primi aiuti che arrivano qua, saluto Giancarlo e Mariella Ferrari. Allora, che cos'è la trattativa Stato-mafia? La cosa è purtroppo molto semplice, molto drammatica, perché come voi sapete all'inizio degli anni 90, tra giugno e luglio, ci sono quelle drammatiche ore in cui vengono uccisi Falcone e Borsellino. E non basta, perché poi nel 93 la mafia di Riina e di Provenzano farà degli attentati dinamitardi a Milano, a Roma, ve lo ricordate, a San Giorgio in Velabro e a Firenze, dove muoiono 10 persone, a Roma ne vengono ferite 22, cioè la mafia fa le bombe, uccide i magistrati, uccide anche i cittadini comuni. Non solo, tutto questo nasce dall'omicidio, si sostiene, di Salvo Lima, in cui il 12 marzo del 92 si rompe il rapporto, diciamo che qualcuno poteva pensare ci fosse, tra mafia e politica andreottiana e Democrazia Cristiana in Sicilia. Allora, questo è il contesto. All'inizio del 90 succedono delle cose drammatiche per cui la mafia tira giù le bombe e ammazza magistrati e politici. Si sostiene, e questa è l'accusa, che dei carabinieri che si erano poi distinti per essere stati quelli che con il generale Dalla Chiesa avevano sconfitto di fatto il terrorismo, e sono il generale Mori, il generale Subranni, il colonnello De Donno, beh, insomma, questi carabinieri contattino Vito Ciancimino, il sindaco amico dei Corleonesi, mafioso di Palermo, per capire se è possibile fare una tregua con la mafia. Allora, questo è lo scenario e siamo in questo scenario. Questo scenario lo tirerebbe fuori un pentito di mafia brusca che ammazza 80 persone e che viene ritenuto credibile dai magistrati di Palermo, in particolare dal magistrato che apre tutta questa roba qua, che si chiama Ingroia. Quindi, stragi di mafia, uccisioni di mafia. I carabinieri incontrano in quegli anni, tra il 92 e il 93, Ciancimino per cercare di mettere freno a questa cosa. Poi quello che si scoprirà in una serie di processi è che i carabinieri incontrano Ciancimino semplicemente per profili investigativi, come succede con i generali dei carabinieri che incontrano anche i delinquenti, i mafiosi. In realtà non offrono nessun patto a Ciancimino, ma semplicemente cercano di capire se attraverso quella via riescono ad arrestare Riina, il capo dei capi. Va bene? Ma non finisce qui. Diciamo che cosa succede? Questa roba qui delle stragi di mafia continuano e in realtà alcuni magistrati di Palermo pensano che ci sia stata quindi una trattativa dei carabinieri per fare questa operazione. Chi era al governo negli anni in cui queste cose avvengono, nel 92 e 93, in cui ci sono le stragi di mafia? Berlusconi? No, c'erano dei miti della politica italiana, uno nella Corte Costituzionale si chiama Giuliano Amato e l'altro si chiama Carlo Azeglio Ciampi, evocato oggi da Draghi e da Bonomi, quindi dei padri della Repubblica. Quindi nel 92 e nel 93 i capi funzionali dei ROS, dei carabinieri dei ROS, sono Amato e Ciampi. Primo grande gigantesco buco che si capisce dall'inizio di questa inchiesta, che inizierà 10 anni dopo, qual è? Ma per quale cacchio di motivo Ciampi non lo toccate, Amato non lo toccate, Scalfaro Presidente della Repubblica non lo toccate? Cioè, c'è una trattativa nel 92 e nel 93
questi non li toccate, cioè toccate soltanto chi? Berlusconi. E qui entra in gioco un nuovo soggetto, Marcello Dell'Utri. Marcello Dell'Utri, che è stato condannato a 12 anni proprio in questo processo. Perché era stato condannato? Perché si sosteneva che mentre i carabinieri trattavano con Ciancimino, Dell'Utri stava trattando e portando i ricatti dei mafiosi a Berlusconi. E quindi, in realtà, in tutta la vicenda della strategia di Stato Mafia non ci si occupa di Ciampi, non ci si occupa di Scalfaro, non ci si occupa di Amato, ma ci si occupa di Dell'Utri Berlusconi. Tant'è che l'Economist a un certo punto, vi ricorderete, titolò Berlusconi mafioso. Perché mafioso? Perché sarebbe stato complice di questa trattativa Stato Mafia che ha sputtanato l'Italia e tutto il mondo. Cosa è successo? Nel frattempo, questa trattativa nasce perché Mannino, all'epoca, si caga sotto, dice la Procura di Milano. Mannino è un grande democristiano. E perché si caga sotto? Perché fanno fuori Salvo Lima. Mannino va dai carabinieri e dice: cari carabinieri, cercate di vedere se mi stanno ad accoppare anche a me. Mannino, a differenza di tutti gli altri, che cosa fa? Sceglie il rito abbreviato e dice: processatemi subito. Viene assolto in primo grado, secondo grado e in Cassazione. Quindi Mannino, Calogero Mannino, viene completamente assolto della trattativa Stato Mafia, cioè quello che avrebbe dovuto iniziare a fare tutta la trattativa Stato Mafia, perché secondo la tesi della procura aveva paura di morire e quindi voleva fare una trattativa con i mafiosi, ebbene viene assolto 3 volte e l'ultima volta è assolto nel 2020. Nel frattempo invece quelli che non hanno scelto il rito abbreviato, cioè i generali dei carabinieri e Dell'Utri, vengono condannati per una cosa per cui il ministro che avvia tutto quanto viene assolto. Loro vengono condannati a 12 anni nel 2020 e finalmente oggi vengono assolti. Ma la cosa straordinaria è che nel frattempo quelli che vengono condannati in primo grado, come il generale Mori, e sono quelli che arrestano Totò Riina. Cioè sostanzialmente viene arrestato tutto il giro dei carabinieri che avevano arrestato Totò Riina. E questi sapete che cosa dicono? Come si fa a mettere insieme il fatto che questi fanno le trattative con la mafia e poi arrestano Totò Riina? Perché dicono che Mori non abbia perquisito, dopo aver arrestato Totò Riina, la casa di Totò Riina. Ed è Mori l'ha spiegato in milioni di carte processuali ed era il procedimento che gli aveva segnato dalla Chiesa. Cosa fai? Arresti alla rotonda di Palermo Totò Riina, fai finta di non sapere qual è la sua casa, arrivano i mafiosi della casa, controlli la casa e becchi gli altri mafiosi. Questa roba qua non piaceva ai magistrati, che in realtà hanno considerato l'arresto di Totò Riina non in sé una trattativa Stato-Mafia, ma il fatto che non gli abbia perquisito casa uno degli elementi di questa trattativa. Cioè, ragazzi, vi rendete conto che così vale tutto? Insomma, questa trattativa Stato Mafia quindi in primo grado porta a condanne pazzesche e in secondo grado, cioè ieri, queste condanne vengono tutte quante cancellate. Tutte cancellate, quindi i generali sono assolti perché il fatto c'è, ma non è reato, cioè che loro abbiano parlato con Ciancimino, carabinieri che parlano con Ciancimino per cercare di trovare una pista investigativa, è evidente. L'unico per il quale il fatto neanche c'è è Marcello Dell'Utri, cioè quello che sarebbe dovuto essere il tramite tra la mafia e Berlusconi. Dicono: guardate che questo non l'ha manco fatto da tramite, cioè non c'è nessun niente, nulla, zero in questa roba qua, non c'è nulla. Come dice Nathan Altomare, chi riconsegna la vita e la dignità a Dell'Utri? Come possono persone che nella loro vita hanno fatto professori, i criminali, essere credibili? Ha perfettamente ragione. Ma andiamo avanti, perché la cosa non è finita, perché questa trattativa Stato Mafia si riempie di migliaia di cose. A un certo punto intercettano questi procuratori di Palermo l'ex ministro Mancino, che parla con il Presidente della Repubblica, il Quirinale, si suicida, pare, o muore il consigliere giuridico del Quirinale. Cioè stiamo parlando di danni che hanno fatto questi signori. E poi nel frattempo cosa è successo? Quello che ha iniziato l'attività, il PM Ingroia, è diventato, ha cercato di fare il suo partito e ha preso 0, e oggi è avvocato. L'altro che l'ha seguito, Di Matteo, è diventato una specie di guru nazionale del Foglio, del Fatto Quotidiano, ed è diventato membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Insomma, stiamo nel campo della più grande, gigantesca costruzione che, come dice oggi Peppino Sottile sul Fatto, scusate, mi prendo un po' della mia tisana mattutina. Secondo quello che dice lo stesso Peppino Sottile oggi sul Foglio Quotidiano,
Si tratta di questa trattativa, è una boiata. Vi segnalo un'altra incongruenza pazzesca che oggi non è stata colta dai giornali. Abbiamo detto che questi non indagano Ciampi e Amato, ma Berlusconi per tramite dell'Utri. La trattativa in che cosa sarebbe consistita? In un papello che aveva presentato questo giovane figlio di Ciancimino, una specie di millantatore che poi è stato arrestato perché gli hanno trovato un finto attentato che si era fatto per fare il fico, e il papello, cioè il contratto, era una stronzata. Ma la trattativa Stato-mafia si sarebbe basata sul fatto che i politici avrebbero ridotto il 41 bis, cioè il regime carcerario molto duro per i mafiosi. Ebbene, Berlusconi è stato l'unico in questi governi a non aver fatto leggi che hanno ridotto il 41 bis. L'unico! Il governo dopo Dini sì, e il governo prima, quello di Amato pure, ma Berlusconi no. Cioè, e questo è un altro buco pazzesco. Cioè, questo fa la trattativa Stato-mafia, ti indagano dell'Utri, vogliono sputtanare Berlusconi, e Berlusconi non ha fatto leggi, diciamo, anche di alleggerimento legittimo nei confronti della carcerazione dura nei confronti dei mafiosi. Leggi che ci sono stati, cioè alleggerimenti che ci sono stati grazie al ministro Conso precedente a Berlusconi, e grazie al governo Dini che è arrivato dopo Berlusconi. Ma è una roba che oggi le racconti come: ma questi ci hanno sofferto, il generale De Donno, il generale Mori, Dell'Utri, oggi intervistato da Stefano Zurlo, ma non solo. Insomma, stiamo parlando di un fascicolo che è stato aperto nel 2008 e che si è concluso nel 2021 con l'assoluzione di tutti quanti gli imputati, ma con macchie che comunque gli rimarranno nella loro vita. Aspettate, altri commenti su questa cosa. Beh, insomma, la sconfitta della procura è quello che dice Fiandaca, che è il professore che da anni e per primo sul Foglio e non solo si è battuto per la follia di questa storia giudiziaria. Demoliti PM è la tesi del giornale, perché obiettivamente la sentenza demolisce tutto quello che è stato costruito da questi PM, che ovviamente non pagheranno mai scotto, ma non scotto perché li voglio frustati. Oggi c'è su tutti i giornali i talebani come fanno con i ladri, cioè non voglio uno scotto di quel tipo. Però il punto fondamentale è che questi magistrati sono stati tutti premiati, tutti. Quello ha voluto fare politica e si è escluso da ogni premio, ma gli altri, al CSM, l'altro il vice del DAP, cioè sono straordinariamente premiati per questa diciamo campagna giudiziaria che ha portato a nulla. Secondo tema della giornata, quello che appassiona tutti quanti i giornalisti, è ieri l'intervento di Mario Draghi alla convention della Confindustria. Applausi a scena aperta, tutti quanti pazzi di Draghi. Cos'è che adesso vi dico un po' di titoli straordinari. Draghi dice no all'aumento delle tasse, vogliamo un nuovo patto con le imprese, tutte cose sacrosante e devo dire anche molto interessanti, perché ieri Draghi ha convinto, così come convince quando un presidente del Consiglio che dice che non aumenterà le tasse di fronte agli imprenditori e le partite IVA. Manca oggi su Corriere della Sera parla di standing ovation di tutta la classe imprenditoriale. Pane Bianco dice: attenzione, perché quando finirà l'emergenza sanitaria, Draghi ne pagherà le conseguenze, come è normale, perché non ci sarà più lo stringersi a corte. Il Foglio dice: la Confindustria si schiera, e Draghi resti anche la prossima legislatura. Questi poi, questi, diciamo, imprenditori hanno un'idea un po' familiare delle loro imprese, figuratevi un po' della politica, un po' come non mollano le loro imprese da una generazione all'altra. Vorrebbero che anche Draghi, che sta facendo bene, non mollasse Palazzo Chigi. La democrazia è una cosa un po' diversa. Landini è forse l'unica voce fuori dal coro che dice su Draghi, che lancia un patto sociale, dice: non so cosa voglio dire la parola patto. Questa è una grande, piccola, grande falsità, perché se di patti, tavoli, sedie, eccetera, è un esperto, sono i sindacalisti. Comunque, i Draghi piace alle imprese perché va da loro e gli dice: mi è scomparso l'audio, come non si sente? Sì, perché qua mi ha telefonato qualche cazzone e non si sente più su Instagram. Ragazzi, io proviamo a vedere il microfono. Mi rendo conto, se non si sente non so che cosa fare. Su Instagram mi spiace moltissimo, però vediamo se non si sente, perché porca troia, quando mi chiamano. Sì, lo so che non si sente, lo so, ragazzi, lo so.
Non ci posso fare niente. Ciao, ciao Instagram. Andiamo avanti aspettate qua. Zuppa di porro. Allora, questa merda di Instagram non funziona se ti telefonano sotto. Ovviamente c'è un cretino che mi chiama mentre io sto facendo la zuppa. Ma perché cazzo? Cioè, se hai il mio numero di cellulare, devi sapere che io ora sto facendo la zuppa. Vabbè, mi sono isterizzato a sufficienza. E altra questione che vi volevo raccontare è il rincaro delle bollette. Beh, sul rincaro delle bollette, l'unico giornale che fa un titolo fuori dal coro è Libero, perché vediamo subito quali sono le cose normali, le cose che escono. Beh, intanto 3 miliardi contro i rincari di luce e gas, è il titolo praticamente di tutti quanti i giornali. È il rincaro è il titolo di tutti quanti i giornali. E questo avviene attraverso il cosiddetto taglio degli oneri di sistema. Sul Corriere c'è un colonnino in cui dice che gli oneri di sistema sono quelli che paghiamo, per esempio, per il fotovoltaico, per le rinnovabili, ma ad esempio anche ancora per lo smaltimento delle centrali nucleari. E Cottarelli dice: attenzione, perché in realtà così i ricchi saranno quelli che pagheranno di meno e soprattutto si continuerà a inquinare. Sempre, diciamo, controintuitivo Cottarelli. Invece Libero, secondo me, più che controintuitivo, ha fatto due calcoli, che sono i calcoli migliori che si potevano fare. Brava intanto Carmen Bonanni che dice: quando finiranno i 3 miliardi? Bravissima. Il punto fondamentale è che in realtà anche con questi 3 miliardi le bollette aumenteranno del 27%. Il punto non è l'aumento, diciamo, che già a luglio avevano bloccato e che bloccheranno a dicembre. Se i prezzi sono alti e soprattutto se un quinto di questo aumento deriva da CO2 e dei costi di CO2, c'è poco da fare. Questa roba non è che potremo continuare sempre e non aumenteranno le imposte che dice Draghi, ma aumenteranno i costi di servizi, che più o meno sono la stessa cosa. Vi segnalo un'altra grande vicenda finanziaria. Vi apre il Milano Finanza, ma non solo MF, tutti gli altri giornali ne parlano, cioè Mediobanca fa un blitz sulle generali. Mediobanca controllano le assicurazioni generali con il 12%. Cosa ha fatto l'amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel? Si è fatto prestare, si può fare in finanza per i prossimi 8 mesi, il 5% delle generali, e cioè si è fatto prestare dei titoli in maniera tale che lui possa salire al 17% delle generali, e i privati, gli azionisti privati dei generali del vecchio Mediobanca e la Fondazione CRT, che hanno il 12%, non gli possono rompere le scatole alla prossima assemblea. Quindi Mediobanca aveva il 12% generali, si fa prestare dei titoli, sale al 17%, quindi quelli che gli volevano fare il mazzo, cioè Caltagirone del vecchio, oggi col 12% non glielo possono più fare. Però c'è un piccolo aspetto che noto nei giornali: gli stessi che volevano fare il mazzo a Mediobanca sulle generali sono anche azionisti di Mediobanca, quindi Mediobanca sta sfottendo i propri azionisti e gli azionisti dei generali. Ma insomma, sono battaglie finanziarie molto interessanti per chi si occupa di finanza, ed MF oggi la tratta molto bene. Sul Green Pass, beh, insomma, il Messaggero oggi è il giornale che titola di più e meglio sulle nuove regole per il Green Pass, perché vi sono delle incongruenze pazzesche. I clienti non sono tenuti a controllare il Green Pass del proprio idraulico, del proprio elettricista. Bene, i tassisti del proprio passeggero. Quindi il tassista è obbligato a farsi il Green Pass e il passeggero no, quindi il tassista può essere infettato, dico io. Ma l'altra cosa straordinaria è che invece i datori di lavoro sono obbligati, e questo l'ha chiarito ieri il Palazzo Chigi, sono obbligati i datori di lavoro delle colf, dei badanti e del babysitter a verificare il green pass della colf, badante e babysitter. Cioè il tassista non deve verificare quello del suo cliente, io non devo controllare quello dell'elettricista, ma invece io devo controllare il green pass della mia colf e rischio una multa di 400 euro se non lo faccio. Infine, la verità sulla questione del Green Pass, beh, titola dicendo: il Green Pass vale 12 mesi, il vaccino 6, che è un'incongruenza mica da poco, dice la verità, il giornale di Belpietro. Aggiungo che poi oggi ne parlerà Carlo Lottieri sul sito nicolaporro.it. Questa storia fa pazzesca, cioè il leader separatista Puigdemont spagnolo, che viene arrestato in Italia da quel ministro degli interni che è arrestato
arresti parlamentari su mandato internazionale, ovviamente, ma scorta i rave clandestini in Italia. Beh, io la trovo una storia straordinaria nella sua follia. Carlo Lottieri se la cucinerà oggi sul sito nicolaporo.it. Cosa abbiamo qua? Vediamo un po' di commenti. Come fanno a controllare che io non ho controllato a casa mia la Colf? Tutte leggi idioti messe tanto per. Hai perfettamente ragione. Danni da vaccino in Israele, dice Talebano. Non mi piace il nome. Sono tutti fuori di testa, dice Anna Ferrari. Qui che abbiamo, a proposito del Green Pass, controlleranno anche gli esercizi commerciali di cinesi vaccinati con vaccino cinese non riconosciuto da EMA. Elfi De Foroni, questa è un'ottima domanda. Andranno a controllare per esempio tutti i bengalini che vendono alcol quando non dovrebbero, orari che non dovrebbero, Green Pass siamo ridicoli. Anna Ferrari, buonasera anche a te. Dice bene, immagino intendessi Belpietro. Magic Chris, ciao Nicola, secondo te salterà il Green Pass per i lavoratori? Io spero di sì, se no denuncio lo Stato per aver violato i miei diritti. Secondo me purtroppo ve lo terrete. Isabel Mano Roland dice vorrei trasferirmi. Ciao Antonio, leggi bene la Gazzetta, è a richiesta, non obbligatorio. Non ho ben capito che cosa sia richiesta e non obbligatorio. Ti ho preso oggi finalmente. Aug Edoardo, anche a te. Nadir, poche idee ma confuse, e i green pass falsi a calciatori politici, ma non so se ci sono, ma un vecchio con Alzheimer deve controllare il green pass. Questo è il solito Nello Serbolisca, l'uomo di Oaken, la birra della zuppa. Buongiorno a Maria Grazia Barbazza, buongiorno a tutti quanti voi, vi ringrazio per averci seguito anche oggi sulla zuppa di porro. Vi do appuntamento come sempre domani, sto andando a Venezia, speriamo che sia in grado di farlo, ma penso proprio di sì. Ciao.